La storia di Laura, vittima di un amore malato, di un uomo che ha finto di amarla, ma che in realtà, dietro un piccolo velo d'amore, non ha fatto altro che nascondere la violenza sia psicologica che fisica. Questa persona era molto gelosa, che era una parte molto brutta, e cominciava a dare proprio dei segnali, perché una parte per il telefono che veniva praticamente controllata 24 ore su 24, mentre io uscivo, che andavo a lavorare la mattina, non solo mi accompagnava addirittura sul posto di lavoro con praticamente, diciamo, delle cose non carine puntate addosso. E nonostante tutto, praticamente io non avevo un attimo di respiro neanche sul posto di lavoro, perché erano videochiamate su videochiamate, insultandomi e dandomi dei nominativi che non erano alquanto carini. Ma questa è stata un'escalation perché all'inizio lui indossava una maschera, no? Sì, e la maschera sua, diciamo che era molto, ripeto, era molto amorevole, pieno di attenzioni, se non che questa maschera è decaduta abbastanza presto, diciamo quasi dopo neanche un mese, e cominciarono praticamente degli atteggiamenti molto strani, cioè praticamente schiaffi senza senso. Che magari poi dopo mi chiedeva scusa piangendo, violenze piccoline all'inizio che però cominciavano a dare dei segni che erano alquanto carini, perché poi da quelle piccole violenze siamo passati direttamente proprio alle minacce vere e proprie. Ed è per questo che io ribadisco sempre il concetto: denunciate, fatevi aiutare da questi centri, perché questi centri a me mi hanno aiutato tanto. Sono persone che mi sono state vicino, passo dopo passo, soprattutto nella parte mentale di tutto e di più. Loro sono state veramente persone a cui io devo dire la mia rinascita, grazie di oggi.